Sì, Mourinho resta l'amaro in bocca per quel gol preso all'ultimo, eppure oggi la Roma ha fatto una partita di grande compattezza, molto bene, senza concedere quasi niente al Milan. Allora le chiedo se è più soddisfatto per la prestazione o arrabbiato per quell'ultimo pallone lì. Guarda, se si parla solo di prestazioni, se si parla solo di Roma-Milan, io penso che è ingiusto per noi. Perché solo noi, con quello che abbiamo costruito dal punto di vista di quello che siamo come squadra, come gruppo, solo noi possiamo giocare una partita contro il Milan, come abbiamo giocato, con tutte le difficoltà che noi abbiamo. Noi non siamo una squadra ricca, non siamo una squadra con una rosa ricca. Ogni giocatore che si perde è un problema grande. E non abbiamo perso uno, abbiamo perso tanti. E con tutte queste difficoltà, fare questa gara contro il Milan, lottando per qualcosa che sarebbe un traguardo assolutamente incredibile, che seria arrivare quarto, lottando fino ai limiti che noi possiamo fare, io penso che solo noi. E per questo motivo sono più orgoglioso che triste. Ovviamente è triste perché aveva 3 punti che sembravano vicinissimi. Ovviamente è triste, però più orgoglioso che triste. Le è piaciuta la soluzione con le due punte? Si sono mossi bene, hanno giocato bene Ibrahim e Belotti, soprattutto il primo tempo, e poi dopo il Sharawi le chiedeva l'attacco della profondità nel secondo. Ci sono allenatori che giocano come vogliono, scelgono il modello di gioco, scelgono il sistema tattico, scelgono i giocatori. Scelgono giocatori che possono permettere di giocare di tanti modi diversi. Se il giocatore A non può giocare, gioca il B che è uguale, se non gioca il D, gioca il C che è uguale. Noi dobbiamo costruire partita dopo partita con quello che abbiamo a disposizione. E è per questo che io dico, non mi piace parlare tanto di questo tipo di domanda che tu mi hai fatto, che è una domanda logica. Però non mi piace, mi piace più dire che questi ragazzi sono fantastici e solo per essere il gruppo che siamo e che siamo ancora nella posizione che siamo a cercare di dare tutto quello che possiamo dare fino alla fine. Dietro prima erano già fuori Llorente e Smalling, oggi anche infortunio per Kumbulla, visto che ci sorprende sempre. Non so se sta pensando a questo punto a un cambio di sistema, visto che o si abbassa Cristante o sono finiti i difensori. No, la squadra femminile che ha vinto il campionato oggi, io approfitto l'opportunità per abbracciare il mister e tutte le ragazze. C'è là una difensora centrale che giocava nel Bayern Monaco che è brava, magari lei può giocare con noi. Che mese si aspetta? Non ci sarà più tempo per allenarsi, come dice lei, ma per riprendere le energie. Sarà un mese di passione, probabilmente, è vero che bisogna andare step by step, però insomma, siete lì per la zona Champions, siete lì per l'Europa League, cosa si fa? Siamo lì e facciamo tutto quello che possiamo fare. Sono un allenatore molto orgoglioso. Un punto perso, due guadagnati. 2 punti persi. Due punti persi. Grazie.